Francesco Caccavale è un mio coetaneo, quindi noi ci intendevamo, come si dice, a fischi. Appena ci guardavamo negli occhi già sapevamo la canzone alla quale dovevamo dedicare la nostra conversazione, perché lui era un grande appassionato delle canzoni napoletane d'autore, quelle antiche, che aveva studiato. Però avevamo un problema io e lui, che appena nominavamo una canzone napoletana bella, di quelle nostalgiche, ci commuovevamo. Una cerimonia pubblica questa mattina a Palazzo San Giacomo per ricordare Francesco Caccavale, titolare e direttore artistico del Teatro Augusteo e di altri spazi culturali della città, scomparso nello scorso agosto. Il Teatro Augusteo, quando io metto piede nel Teatro Augusteo, è come mettere piede a casa, e questo grazie solo a due persone: Francesco Caccavale, che mi ha onorato della sua amicizia, e di sua moglie Alba. Imprenditore all'antica, con una grande passione per la cultura e per la canzone napoletana, Caccavale aveva recuperato negli anni 90 il Teatro Augusteo dal degrado per trasformarlo in uno dei più celebri palcoscenici italiani. I napoletani, il nome di Francesco Caccavale, non si dimentichino che quello è uno scrigno meraviglioso. Le canzoni napoletane d'autore fine 800 fino alla metà del 900 e un po' dopo, perché naturalmente qualcuno ha scritto delle bellissime canzoni napoletane anche recenti, però devo dire la verità, quelle andrebbero ricordate, catalogate e, perché no, studiate a scuola, non soltanto in Campania ma anche a Varese. Ho voluto citare questo esempio del Pierrot, dove associazioni culturali in una periferia così complicata, come abbiamo visto ieri anche nel racconto e nella presenza bellissima del Presidente della Repubblica, una periferia dove però ci sono tante energie, tanti ragazzi che incontrano in quel cinema Pierrot la bellezza, l'arte, la cultura, un'occasione, appunto, come diceva Peppino Impastato, di avere un'altra visione delle cose, oltre l'omertà, il degrado, la violenza, la volgarità. Ognuno di noi ha avuto tanto da questa città, tanto intendo in termini di ispirazione, di idee, di humus culturale, di esperienze di vita, e di trasformare tutto ciò, appunto, in un altro gesto d'amore che possa servire a quelli che sono in condizioni più difficili per incontrare altre culture, e Pierrot può diventare un emblema di questo progetto. Il sindaco De Magistris ha annunciato l'intenzione di intitolare a Francesco Caccavale la piazzetta d'accesso al Teatro Augusteo. Discussione che è nata oggi nel suo ricordo tra Renzo Arbore, Marisa Laurito e tutti noi, di questo museo della canzone napoletana, alla quale però dobbiamo lavorare tutti insieme. Quindi noi come comune faremo la nostra parte e prendo l'impegno a portare a casa questo risultato, dove dentro ci devono stare istituzioni, associazioni, operatori culturali, perché Napoli ha bisogno della donazione d'impegno dei tanti che amano Napoli. Basta con le deleghe, questo tocca a te, questo tocca a me. Qua bisogna fare tutte le cose insieme e lo faremo.